Buongiorno a tutti, carissime sorelle e fratelli camperisti, sono Tony. Oggi è domenica 17 luglio 2022, di buon mattino, saranno le 10, e niente, aprendo il computer ho visto che ci sono delle informazioni per quanto riguarda la modalità di accesso al quartiere fieristico di Parma per la Fiera del Camper 2022. L'ingresso naturalmente è condizionato da quello che è l'emergenza Covid, per cui per una questione di informazione per chi l'accetta, vi leggo in qualche minuto le disposizioni d'ingresso dettate dall'emergenza Covid-19. Seguitemi. Allora, carissimi amici, io ho aperto il computer e qui leggo e vi dico con parole mie quello che hanno pubblicato. Cioè, la Fiera di Parma ci aspetta in totale sicurezza e per questo ci dà delle raccomandazioni. Intanto ci anticipo che non c'è più bisogno per quanto riguarda l'ingresso del Green Pass. Del resto non c'è già bisogno da qualche tempo anche nei pubblici uffici e in tanti altri posti. E comunque ci raccomanda tantissimo, senza imporre l'obbligatorietà, di indossare la mascherina chirurgica FFP2 all'interno dei padiglioni e delle sale convegni. Poi, nell'ottica della sicurezza totale, ci dicono, qui io leggo qui, sia per gli espositori che anche per i visitatori, e per evitare il propagarsi del contagio, la Fiera di Parma si è attivata per sviluppare un protocollo per quanto riguarda la gestione di questo benedetto Covid-19, anzi maledetto Covid-19, e per far fronte a queste che sono le diverse esigenze, sia operative che normative, necessarie ad elevare il livello di sicurezza nel quartiere fieristico stesso. Ora, a parte le varie raccomandazioni che qui leggo esposte, tipo quello di lavarsi le mani accuratamente, usare il disinfettante per le mani, evitare di toccarsi gli occhi e il naso con le mani non lavate, evitare di contatto ravvicinato con persone, restare a casa quando si è influenzati o ammalati, usare sempre i fazzoletti, usa e getta, e andando a pulire e disinfettare oggetti e superfici frequentemente toccati. La Fiera di Parma, per quanto riguarda l'igiene e la sanificazione dei luoghi, ha installato distributori di disinfettante a base di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, e questi distributori sono posti in tutti i luoghi di lavoro, bagni, corridoi, zone comuni, portinerie, e comunque ci invitano ad utilizzarli frequentemente. Ci raccomandano una particolare attenzione all'igiene delle mani perché costituisce, secondo quanto qui io leggo, un elemento essenziale a tutte le azioni preventive. Perché l'igiene delle mani, per quanto semplice, è quindi un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. Inoltre, come precauzione, sono state implementate misure specifiche di pulizia nelle aree ad alta frequentazione, avendo cura delle maniglie delle porte, dei corrimano e di tutti gli altri oggetti o luoghi frequentati che si possono continuamente toccare con mano. Carissimi amici, per molti sarà scontato, io l'ho fatto di buon cuore darvi queste informazioni, però per me e per Angela, che siamo appena usciti da quello che è il contagio del Covid dopo 2 settimane di isolamento, vi posso dire che comunque le regole elementari sono quelle di mantenere le distanze, veramente, ragazzi, di non dare la mano, di non darsi dei baci, insomma non è per non salutarsi, ma è nel rispetto nostro, perché non sappiamo se possiamo avere una patologia ancora ab initio grave e che poi si va acutizzando a causa del Covid, o a casa come me avere persone anziane e per cui portare il contagio fino a casa e metterle a rischio di vita. Per cui, quando ci vedremo in fiera, perché noi verremo, scusate, io quando parlo con voi sono sempre emozionato e non correggo mai nulla, buona sempre la prima, ci saluteremo così, con tanti bacetti, con la manina, ma cerchiamo di rispettarci a vicenda. Per cui ci vediamo alla Fiera di Parma, ragazzi. Noi saremo sempre all'ingresso ovest, come l'anno scorso, con il nostro amato Gigetto. Io e Angela vi aspettiamo per fare conoscenza e poi pubblicheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, tutte le novità della Fiera di Parma. Iscrivetevi al nostro canale, noi ne saremo completamente felici e soddisfatti. Non vi costa nulla, non costa niente, non è a pagamento.
lasciate un bel commento, però a noi farà tanto piacere la vostra iscrizione. Lasciate un bel commento, mettete un bel mi piace, ma più che altro attivate la campanella, così sarete avvisati quando noi pubblicheremo un nuovo video. Ci vediamo alla prossima, ciao e buona domenica.